Salve a tutti, io sono Nicola Stevanato e sono un ricercatore di FEM nel gruppo Africa Research Empowerment and Partnership e sono uno studente di dottorato di ingegneria al Politecnico di Milano. Oggi vi voglio raccontare una storia personale peraltro, che mi servirà a introdurvi ai due concetti principali, quello della cooperazione allo sviluppo e quello dell'accesso all'energia, ma andando con ordine. Possiamo dire che la nostra storia parte dagli ormai, spero, famosi Sustainable Development Goals. Se non li conoscete, andate a cercare questi obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono stati ideati dal mondo globalizzato, tramite le Nazioni Unite, per affrontare quelli che sono definiti i problemi principali del mondo di oggi. E io in particolare mi andrò a focalizzare oggi sull'obiettivo numero 7, che è accesso all'energia pulita per tutti. Quindi, appunto, si baserà su due principali pilastri il mio racconto di oggi. Questo cosiddetto SDG numero 7, che recita assicurare l'accesso all'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e moderna per tutti entro il 2030. Il secondo punto su cui si focalizza il racconto di oggi è che energia non significa solo elettricità. Energia significa anche energia termica. Pensate semplicemente a quando fate la doccia calda, sono tutti i giorni cucinate, utilizzate del gas, usate dei fornelli elettrici. Anche quella è energia. Ebbene, moltissime persone, si parla di 900 milioni di persone al mondo, oggi non hanno accesso all'energia elettrica e quasi 2 milioni, 2 miliardi e mezzo non hanno accesso a energia pulita. Per il cooking, per cucinare. Cosa significa? Che fanno utilizzo di fuochi aperti, fuochi di falò, per cucinare e per riscaldarsi. Potete immaginare gli effetti negativi sulla salute che questo può avere. Bene, chiariti questi due punti, comincio a raccontarvi questa piccola storia che vuole essere come un tramite per introdurvi a questi due temi. Nel 2018 io mi trovavo in Cile, e decido di sviluppare la mia tesi di laurea magistrale sull'accesso all'energia in un villaggio in Cile, in particolare nel deserto di Atacama, che è la regione più a nord del Cile, completamente rurale, possiamo dire, non c'è praticamente niente. Diversi villaggi esistono però, chiaramente, e questi villaggi soffrono particolarmente, tra le altre cose, di accesso all'energia, o meglio, di non avere un accesso adeguato all'energia. In particolare, questo villaggio, Toconao, che vi introduco un attimo, erano circa 800 abitanti, divisi in 500 case, a un'altezza di 2500 metri sul livello del mare, quindi eravamo ad altissima montagna. Oltre ad avere questa casa, era fatto anche, c'era una scuola, un piccolo centro medico che possiamo. È quello che più assomiglia a un medico nella zona, ecco, e una stazione di polizia. Una volta arrivato nel villaggio di Toconao, io e il mio collega abbiamo subito osservato delle problematiche dal punto di vista energetico. Quindi il villaggio non era completamente senza energia, però era connesso a un villaggio vicino, vicino, quasi 40 km, che produceva energia elettrica con diesel. Ok? Aveva il villaggio stesso di backup un suo più piccolo generatore diesel nel caso questa linea elettrica si fosse interrotta per qualche motivo, e questo succede spesso. Nel deserto di Atacama ci sono spesso tempeste di sabbia che abbattono uno di questi pali che sono veramente fatiscenti e il villaggio si trova senza energia elettrica, quindi ha un suo generatore diesel di backup, si dice. Questi due fenomeni hanno determinato il fatto che il prezzo dell'energia fosse molto più alto, più del doppio della media nazionale, perché chiunque fosse connesso alla rete elettrica nazionale del paese pagava una certa cifra. Loro invece, essendo costretti a comprare da questo villaggio vicino che si produceva energia per se stesso e in più la vendeva a loro, faceva un po' il prezzo che voleva. Quindi l'energia era molto costosa, puramente fatta a diesel, e non era neanche affidabile. C'erano blackout continui, fluttuazioni di voltaggio che determinavano la rottura anche degli strumenti che utilizzavano, frigoriferi, televisioni fulminate, dovute a una, si può dire, una energia di bassa qualità. Però
Però, come abbiamo detto, energia non è solo elettricità. Quindi abbiamo osservato anche che le persone nel villaggio facevano sì uso di gas, in parte, per cucinare o per scaldare l'acqua, ma era un gas che compravano in bombole, che veniva portato nel villaggio tramite camion, solo che, essendo il villaggio molto isolato dalla società, diventava molto molto costoso il trasporto del gas a questo villaggio, quindi anche il costo del gas era estremamente alto. E in più, una buona percentuale della popolazione, non potendosi permettere il gas, cucinava e si scaldava con legna, in stufe che erano tutt'altro che moderne, tutt'altro che sicure, possiamo dire. Dall'altro lato, però, essendo ingegneri, io e il mio collega, abbiamo notato che questo villaggio, oltre ad avere problematiche, era anche pieno di potenziali, di quelle che si chiamano energie rinnovabili. Infatti, essendo sulle Ande, a 2500 metri di altezza, c'era un fortissimo vento che tirava la notte, quindi c'era potenziale per installare delle turbine eoliche, le pale eoliche. E il deserto di Atacama, forse non lo sapete, ma è il luogo al mondo con la più alta irraggiamento solare, quindi il sole è più forte lì che in qualsiasi altro luogo del mondo. Quindi c'era molto potenziale, per esempio, per installare dei pannelli solari. In più, essendo alla base della Roma, già sulle Ande, qualche piccolo fiume scendeva con lo scioglimento delle nevi perenni delle Ande, quindi c'era del piccolo potenziale anche per installare una piccola turbina eolica. In più, forse lo sapete, con gli scarti agricoli, animali o vegetali, c'è la possibilità di produrre del biogas. Quindi essenzialmente è uguale al gas che usiamo nelle nostre case, ma viene prodotto tramite scarti agricoli. Ora, in teoria è semplice, dici abbiamo dei problemi tecnici, la gente non ha accesso a un'energia affidabile, a un'energia rinnovabile, c'è molto potenziale, va bene, facciamolo. Non è così semplice. Quindi, una volta che siamo arrivati lì, ci siamo incontrati di fronte a un villaggio che non conoscevamo, persone che non sapevano chi fossimo, e noi eravamo tutti pronti ad aiutare, no? Volevamo far vedere quanto noi siamo bravi, quanto siamo disposti ad aiutare le persone. Il problema è che non abbiamo preso in considerazione il fatto che la gente non è che si fida. Così tu arrivi e dici: ah, beh, va bene, dai, facciamo una cosa insieme che magari può funzionare. Infatti, quando siamo arrivati, ci hanno visti bianchi, giovani, abbiamo chiesto un po' dove fosse il presidente della comunità e ci hanno detto che il presidente della comunità non c'era, che era via per viaggio, che non sarebbe tornato nel giro di qualche giorno. E perché avevamo spiegato che eravamo lì per implementare un progetto con l'università, un progetto di energia, e ci dicono no, il presidente non c'è, mi dispiace. Noi però insistiamo perché siamo convinti che in realtà qualche rappresentante ci sia nel villaggio per poter cominciare a parlare con qualcuno, no? Per poter iniziare a capire cosa si può fare. Quindi dopo qualche ora finalmente capiamo che il presidente della comunità c'è, riusciamo a parlare con lui, e ci dice no, ragazzi, in realtà io vi devo dire che non possiamo parlare adesso, perché qui si parla di un investimento di molti milioni di dollari e dobbiamo parlarne con tutta la comunità. E diciamo no, guardi, noi siamo qui per conto nostro, facciamo un progetto universitario, ma niente a che vedere con investimenti, non sappiamo di cosa lei stia parlando. Bene, lui si era fatto convinto che noi fossimo investitori tedeschi, arrivati lì per installare un gigantesco impianto fotovoltaico, per guadagnarci, quindi fare un gigantesco investimento e guadagnare sulla loro terra. Tanto erano abituati al tipico personaggio europeo che arriva lì, sfrutta il loro terreno e ci fa soldi. Una volta però che siamo riusciti a convincerlo che noi eravamo lì per una cooperazione, quindi per lavorare con loro, per risolvere un loro problema e non per fare profitto, allora beh, lì siamo cominciati a essere accettati dalla comunità. Questo ci ha permesso di entrare in contatto con il presidente della comunità, che ci ha presentato il direttore della scuola, che ci ha presentato poi il tecnico del villaggio, questi personaggi qui. Una volta che loro si fidavano di noi, abbiamo potuto cominciare a sviluppare un po' il nostro progetto assieme a loro, cooperando con loro. Infatti, per questo si chiama cooperazione allo sviluppo. Non è più il concetto in cui arriviamo noi e diciamo: noi sappiamo qual è il tuo problema, sappiamo come risolverlo, fatelo fare a noi. Il concetto è arrivare
e porsi allo stesso livello, dire, voi potreste avere un problema. Cerchiamo di capire insieme quale può essere e come insieme possiamo risolverlo. Infatti, grazie alla cooperazione con il presidente, il signor Wilson e Moses, tutto è stato poi molto più semplice. Abbiamo avuto accesso al villaggio e a tutte le misurazioni di cui avevamo bisogno di fare. Quindi, appunto, abbiamo avuto la comunità dalla nostra parte e addirittura il preside della scuola ci ha dato completo accesso alla scuola che è poi diventata il nostro quartier generale. Lì abbiamo potuto fare delle interviste alle persone importanti del villaggio che potevano darci informazioni più dettagliate su quello che stava succedendo, il perché. E in più, sempre alla scuola, abbiamo installato i nostri misuratori, che vedremo dopo. Quindi, una volta che avevamo avuto la possibilità di interagire con la comunità, e la prima cosa da fare era capire quali erano i consumi di questo villaggio. Quindi abbiamo somministrato alla popolazione dei questionari, attraverso il quale abbiamo capito in che modo si fa utilizzo dell'energia in questo villaggio, perché l'energia serve come strumento per fare qualcos'altro, quindi per cucinare, per studiare, per vivere, per lavorare. Quindi una volta che io ho capito tramite questi questionari e parlando con le persone come avrebbero usato l'energia, siamo stati in grado di avere un'idea più chiara a noi di come dimensionare questo nuovo impianto energetico che avremmo voluto creare. Quindi, oltre ai consumi, poi abbiamo osservato come loro in questo momento generavano l'elettricità. Quindi vi parlavo che c'era la rete elettrica che veniva dal villaggio limitrofo. E c'era un generatore diesel nel villaggio e noi volevamo capire in che modo funzionava questo generatore. Bene, abbiamo fatto un piccolo danno durante questa nostra misurazione, infatti vedete la faccia del mio collega spaventata, perché verso sera durante le nostre misurazioni ci chiamano e ci dicono avete fatto un casino. Noi però eravamo perfettamente d'accordo con il presidente della comunità, con il tecnico, avevamo staccato il villaggio dalla rete principale, avevamo acceso il generatore per fare le nostre misurazioni, che di solito il generatore non funziona essendo di backup. Però dopo circa un'ora di generatore acceso ci chiamano, e no, cosa avete combinato? Avete fatto un disastro. Bene, noi non lo sapevamo, loro non lo sapevano, ma avevano fatto una settimana prima dei piccoli lavori di restauro della rete elettrica del villaggio. E avevano riattaccato la rete del villaggio a fianco un palo troppo tardi, quindi la nuova rete, o meglio, il generatore diesel connesso alla rete, era collegato solo a tre quarti del villaggio. Mentre la rete dell'altro villaggio riusciva a coprire l'intero villaggio, il generatore diesel, dopo questi recenti lavori di restauro, era stato collegato solo a tre quarti di villaggio. Solo che ancora non era servito usarlo e non si erano mai accorti di aver commesso questo errore. Quindi noi avevamo lasciato per sbaglio un quarto di villaggio al buio per chissà quante ore. Però in questo modo almeno abbiamo fatto notare alla popolazione e ai tecnici che avevano sbagliato di un palo dove attaccare il generatore diesel. Quindi per dire, accesso all'energia significa molte cose. Significa non solo non avere energia, ma anche non avere un accesso adeguato all'energia. Inoltre, come vi dicevo, non solo energia elettrica, quindi abbiamo anche fatto uno studio di quale potesse essere l'efficienza degli strumenti che loro utilizzavano per cucinare, per riscaldarsi, e quindi abbiamo fatto dei vari test su quanto fosse inefficiente e pericoloso in certi modi l'uso di legna che facevano. Bene, una volta capito come, in che modo e quando utilizzavano l'energia, abbiamo poi indagato il potenziale della zona, quindi vi dicevo potenziale eolico. Abbiamo, grazie al direttore della scuola, potuto installare il nostro misuratore eolico che vedete qui nel dettaglio sul tetto della scuola. Abbiamo potuto installare degli strumenti che ci permettono di misurare la radiazione del sole. Qui vedete la radiazione misurata durante tutto l'anno, sempre sul tetto della scuola, e in questo modo poi portarci a casa i dati recuperati da questa piccola scatoletta, per poter fare delle analisi su quanta energia era effettivamente disponibile dal sole e dal vento nel caso precedente. Inoltre, essendoci questi piccoli fiumi presenti che passavano attraverso il villaggio, con strumenti di fortuna abbiamo cercato di capire quanta acqua passasse per questi fiumi per capire se era possibile estrarre dell'energia utile. Quindi, misurando la larghezza del fiume con i metri, un po' come potevamo, e cercando di misurare la velocità dell'acqua lasciando un oggetto in un punto
e vedendo quanto tempo ci metteva a percorrere una certa distanza, moltiplicando l'area del fiume per la velocità dell'acqua, avevamo la portata di questo fiume e da lì avremmo potuto estrarre la quantità di energia che si poteva generare con un impianto idroelettrico, una turbina idraulica. Dopo aver fatto tutti i nostri ragionamenti, aver capito quanta energia serviva, quanto ce ne fosse da diversi tipi di fonti, siamo giunti alla conclusione che l'energia solare, in questo caso, poteva essere la soluzione principale e anche la più accettata dalla comunità. Loro sapevano di essere nel luogo del mondo con la più alta radiazione solare ed erano molto contenti di poter usare le loro risorse, erano orgogliosi quasi. Quindi, come vi dicevo, abbiamo pensato che una soluzione solare potesse essere la migliore, però energia non è solo energia elettrica, quindi vediamo qui un pannello fotovoltaico che sicuramente conoscete. Da questo lato vediamo invece un collettore solare che potreste magari non conoscere. Cos'è? È lo stesso concetto di sfruttare l'energia del sole, ma invece che generare energia elettrica, genera energia termica, cioè scalda dell'acqua a una temperatura molto alta che viene poi conservata in questo serbatoio e al momento in cui è necessario, per esempio, fare una doccia calda, utilizza quest'acqua che è tenuta calda da questi tubi. In questo modo riduco consumo di gas e consumo di diesel per energia elettrica e termica. Cosa abbiamo fatto poi? Perché poi noi come ingegneri abbiamo dovuto concludere con un risultato matematico, no? Quindi abbiamo preso un software che esisteva già, che, data la necessità di energia elettrica e quanta energia era disponibile dal sole, dava come output, come risultato, quanti pannelli fotovoltaici avrei dovuto installare, a che costo e come utilizzarli. Noi abbiamo implementato in più in questo software la possibilità di tenere in considerazione quanta energia termica fosse necessaria nel villaggio. In questo modo potevamo avere come output quanti pannelli solari fotovoltaici, ma quanti anche pannelli solari collettori termici. E poi che tipo di utilizzo se ne sarebbe fatto di questi collettori. Bene, poi noi ci siamo laureati e addirittura questo software che abbiamo creato è disponibile per chiunque volesse utilizzarlo o modificarlo. Io sono sicuro che qualcuno di voi sa cos'è GitHub. Quindi è una libreria gratuita di software dove chiunque decide di creare un software per un qualche scopo può mettere il suo software a disposizione di tutta la comunità scientifica per confrontarsi con gli altri. Quindi a questo link trovate il prodotto che è stato della nostra tesi. La mia presentazione finisce qui e spero di essere stato abbastanza chiaro e appunto. I temi principali che vorrei vi portaste a casa sono cosa significa cooperazione allo sviluppo, cosa significa accesso all'energia e che energia non significa elettricità. E io vi ringrazio e un saluto.